una fare una, un file MIDI con mettendo il note a mano è di una scomodità clamorosa e di una noia mortale. Allora si fa, generalmente si fa in un altro modo, cioè registrando direttamente da strumento. Quindi disegniamo i nostri segmenti. Anche qua bisogna essere certosini. Super, avanziamo, andiamo a vederci un po'. Andiamo a provare un po'. Andiamo un po'. Regista su questa traccia. Sì, regista su questa traccia va bene. Sì, perché ovviamente con lo scaden possiamo scegliere su quali tracce registrare e decidere di registrare su certe tracce e non su altre. Questo è molto utile quando abbiamo già delle tracce già fatte, vogliamo registrarci sopra e decidiamo di non sovrascriverle. Allora, per registrare si prende il tasto record e ora dovrebbe, se tutto è andato bene, dovrebbe. Se vogliamo sentirla forse con un altro che fa fatto. Ecco, stranamente. Seguendo su una faccia già esistente, quindi magari cambiamo lo strumento, se no diventa un po'. Il violino MIDI fa abbastanza schifo, però per scopi dimostrativi può andare bene. Registrare anche su una faccia già fatta. Ovviamente registrando dal vivo, io sono abituato più cliccando a entrare nel resto di matrice, qui è configurato diverso. Ovviamente doppio cliccare registrando dal vivo fanno un sacco di errori. È possibile modificare praticamente ogni singolo evento che noi abbiamo creato. In questo caso vediamo che per errore registrano sullo stesso.
quindi sono sullo stesso canale. Rimettiamo il pianoforte così come vi compete e andiamo a modificare un po' le cosette. Sentite che è anche una cosa molto utile, sì, quando si seleziona un evento di nota, c'è subito la risposta sonora, così sappiamo subito cosa abbiamo cliccato. Ecco. Bisogna stare attenti a non fare stupidaggini. Vedete, se sono due note appiccicate, una di queste due note di troppo, è possibile cancellarla. Poi, prendiamo per esempio una nota qualunque, se doppio clicchiamo sopra, vediamo che escono fuori tutte le proprietà dell'evento. Il tempo a cui è stato suonato, la durata, l'altezza, la velocity, che è la sua dinamica relativa alle note sorelle. Questa dinamica, tutti questi parametri possono essere modificati a piacimento. Ecco, se io metto una velocity incredibilmente alta in questa nota, ovviamente ho tagliato 127 il massimo è possibile. Vedete che la cosa carina è che il colore delle note non è casuale, ma è direttamente proporzionale alla velocity. Se con una velocity di 0, cioè la nota totalmente muta, la nota è verde, mentre con il colore cambia gradualmente dal verde al rosso a seconda di della velocità effettiva della nota. E ora bisognerebbe sentire. La nota precedente era muta e la nota successiva era invece al volume massimo. È possibile ovviamente cambiare anche dal punto di vista grafico, è possibile spostare le nostre note. È possibile anche allungarle o accorciarle, sto allungando e accorciando la nota. È possibile anche alzare la velocity da modalità grafica, quindi 0, medio e massimo, così si cambia la velocity corretta della nota. E questo è quanto, però si può fare anche qualcosina di più. Ossia registrare praticamente tutto un accompagnamento diretto. Ora, se riesco a trovare la modalità giusta. Vediamo cosa ci serve il destino.